in diretta con il nostro amico Antonio Cancellara, è molto importante Cancellara, degli anni 1916. 1916, vorrebbe dire 96 anni di vita. 96 Sì. anni di vita. Senti, vorrei sapere una cosa che mi interessa. Quando tu eri piccolo, piccolo, piccolino, piccolino, che tipi di giocattoli avevi? Ma Giocattoli. che giocattole, giocattole, non avevamo niente. Niente. E che cosa giocavi? Con che cosa giocavi? Allora, tenevano i nocciola di facciano. Rfacianeggio, dunque rfacianeggio, servivano, si mangiavano pure Si rfacianeggio. mangiavano, però le davano ai muli, quelle. Davano il mulo. Ma voi le mangiavate ugualmente pure? Se Sì, mangiavate pure rfacianeggio. noi Allora, dolci. i muli e voi mangiavate E rfacianeggio. facciano. Molto interessante. E l'inuzio rfacianeggio, a cosa servivano l'inuzio? Le nuzze facevano, giocavano alla staccia, mettevano un matone, un paletto. E noi con un'altra pezzetta di matone facevano a chi più piglievano questa preta qua, Con che l'unuzzo, le nuzze. ma come facevi con l'unuzzo? Come facevi con l'unuzzo? Lo mandava con un No, riscite? niente, si faceva a mocca la preta che stava al Che stava balletto, che stava in in balletto, piglieva. Se si riusciva fuori strada, non voleva niente. Non voglieva niente. E se Dunque, questi sono stati i giocattoli della tua in infanzia, eh? banca. Questi sono Poi, stati giocattoli. Se non posto. niente all'onomastico, all'anniversario. Ma non esisteva niente da allora, Niente, questo cioè, qua, niente, niente, niente. niente, E a Natale, quando mettivi la calza. niente. Quando Ah, mettivi sì. la calza. Sì, la mettevano. Ehi, chi era Era bravo, buono, sì. bravo, chi era buono, bravo, mettevano qualche cosa. E che cosa mettevano dentro? E mettevano i soldi, tre soldi, questo mettevano. E chi no, mettevano la cenere a rinte, chi era Ah, chi cattivo. era, cattivo? Mettevano la cenere a rinte. Ah, dunque la mattina quando si alzava il bambino, pigliava la calza e trovava la cenere. Quello cattivo. I cattivi, i cattivi, i cattivi. Ah, non Metteva sapevo. la cenere. Ah, bene, bene. Dimmi, e dopo la scuola, dopo la scuola elementare si è andata alla scuola elementare, Sì. ma non tutti andavano a scuola elementare prima. Perché sì e chi no. Ma era Chi poteva? obbligatorio. No, che obbligatorio, non era obbligatorio. Non era obbligatorio. Lo poteva una zappa alla terra. A che età? L'età di 10 anni, poteva una zappa. Hai capito, nipotini? A 10 anni questi signori andavano a lavorare la terra. E dopo? Dunque a scuola, tu sei andata a scuola Prima, fino alla quinta. ricreatura, Sì, la mamma, mamma, sì. apposta lo portava in braccio, lo metteva in andare alla vesazza, Dalla Besazzo come un paletto, dalla Besazzo con la Besazzo che si mette attorno sopra lo ciuccio, dalla Varda. la varda, Ah, dalla ah, Besazzo. la chiamavano la varda, La Varda, sì. ah. E metteva ma quando ne metteva? Se ne metteva uno solo, quello però la Besazzo sa. Metteva un'altra cosa all'altra Un'altra cosa dall'altra parte. parte, dopo per bilanciare, Chi ne per. aveva due, una da parte e un'altra metteva all'altra. Ah, dalla Besazzo. Andava Ah, mica dalla esatta. carrozzella, bella No, fantastica. che vorrei il carrozzello. Non esisteva il Non carrozzello. esistevano, no. No. E dopo a scuola, dunque tu sei andato a scuola dalla prima fino alla quinta Ah, elementare. Eravate pochi a e andare. portavano le borse di pezzi arrangiate, facevano la mamma nostra, le borse Le borse di pezza arrangiate più o meno, sì? E arrangiate, sì, e per mettere i libri i dentro. Ma libri lì. quanti libri? Un libro. No, beh, parecchi libri portavano, Sì. alla prima ne portavano uno, poi seconda la classe. Ah, d'accordo. E dopo al momento della dopo la lezione, dopo la scuola,
C'era un dopo scuola, facevate delle istruzioni, perché sei arrivato piuttosto al tempo di Mussolini, tu sei andato a scuola, eh? Sì. Dunque, Noi, quando faceva freddo l'inverno, avevano una stanza e poi l'altra stanza scrivevano la Madonna e la Grazia. Già tenevano il scuola. e scuola, la Madonna la Grazia. Alla Madonna la Grazia. Quando faceva freddo, faceva fare un po' di ginnastica, istruzione. L'istruzione civica, l'istruzione. C'era uno che comandavano, uno di noi, chi era più brava, e facevano 1, 2, 1, 2, 1, 2, cadenza, boom, Cadenza, uno, due, boom, 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 ma boom. E mi mettevo quello cupolicchio in che, perché è una divisa, no? no, senza divisa, quando andavano a scuola. E dopo la divisa, in che occasione mettevi la divisa? La divisa si metteva quando andavano in piazza a far vedere il balile, la piccola italiana. Allora spiega, dunque tu sei stato un balilla, balilla. Prima balilla. Balilla. E balilla cosa voleva dire? Cosa voleva dire balilla? Era piccolo. Ah, piccolino, piccolini fino a 10 anni le chiamavano balilla. Balilla. E le bambine le chiamavano? Piccole italiane, Piccoli, come? piccoli italiani, sì. Piccole italiane. Piccoli italiani. Avevano un vestito le Sì, bambine. avevano il camice Ah, nero camice nero, sì. e un fazzoletto qua, celeste. Dunque le bambine avevano la camicia nera e un E il fazzoletto fazzoletto celeste. E gli celeste. uomini e i bambini? E andavano con la camicetta. E lo cupolino con lo fiocco a drese. Lucuppolino con lo fiocco a drete. Ma chi ve lo dava Lucuppolino con lo fiocco a drete? Le mamme vostre o ve le No, dava lo Stato? Lo si Stato, no? vendevano. Ah, si vendevano. Eh sì. Chi poteva lo comprava, chi non poteva non ci andava. Dunque, mettevi Lucuppolino era rosso, Lucuppolino. Nero, Lucuppolino com'era? nero, 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 nero. nero, nero. E Lufioc? Tutto Lufioc? nero, Pure nero. nero, Cuppolino nero, tutto Eh nero. sì, che andava dietro. Ah, d'accordo. Col filo che andava dietro. Dunque le istruzioni, dopo scuola, tu cosa hai fatto di bello? Sei andato a lavorare? Poi scendevano in piazza pure Sì. e cantavano Giovinezza. Ah, cantavano Giovinezza. E lo scopo di cantare Giovinezza cos'era? Era quella che quando la prima guerra mondiale Sì. che cantavano Giovinezza, il Piava, mormorava, Te ti il ricordi? Piava mormorava che andava. Dunque questo è stato nella prima guerra mondiale. Esatto. E Mussolini è arrivato dopo, nel 22 più o meno. E se lui l'ha fatta la guerra, Ha fatto la guerra Mussolini, Mussolini, sì. Noi come sapevamo era caporal maggiore, Ah, Mussolini, Mussolini, sì. era caporal maggiore. E poi si è messo in politica, e ha fatto quel grande progresso, solo con quella voce. Lui ha cominciato a fare la guerra. Dunque per voi l'arrivo di Mussolini è stato un grande progresso. Per chi è stato questo grande progresso? Per tutti o per una parte della società? No, è stato per tutti. Poi fece osservare il lavoro a tutto quanto loro dovevano fare. Mussolini ha messo l'orario di lavoro. L'orario di lavoro, poi ha fatto lo spezzettamento dei terreni, toglieva ai ricchi e dava ai poveri, Dunque vuol dire la riforma agraria. ai poveri La riforma magari, sì. agraria. La riforma agraria faceva, che più, osservato l'orario di lavoro,
mise 5 lire a quei tempi ai combattenti, prendevano 5 lire. Allora, Antonio, dimmi un po', dopo la scuola, 10-12 anni, cosa hai fatto come lavoro? Io? E sono andato alla campagna, mi sono andato. Dunque, quanti anni avevi? Avevo 13 anni. 12-13 anni? Perché prima si andava a scuola fino a 11 anni? Dunque, a 11 anni sei andato già a lavorare alla campagna. Cosa facevi alla campagna? Quello che potevo fare, quello che c'era nella campagna da fare, a tutte altre. Non è come oggi che tutti quanti studiano, invece ieri no, chi poteva studiare, chi non poteva. Io non ho voluto studiare, mi piaceva la campagna. E questo ho sempre continuato a fare la campagna. Prima si metteva il grano con la falce. Tutto a mano? Tutto a mano, sì. Aveva una rata con un legno, si chiamava la rata francese. Ah, sì. Si chiamava la rata francese. E un mulo la tirava e l'altro se l'aveva presso. Poi si lo spondò. Cos'è lo spondò? Era tutto di legno. E Nanza teneva un vomero pozzuto. Che si metteva, si impilava lì dentro. Quando incontrava una pietra, suo padre l'aveva dentro la mossa. Era pericoloso allora? Era pericoloso. Bisognava stare attenti, molto attenti. Certo, dove c'erano le pietre, lo doveva portare a... E quante ore di lavoro al giorno facevatela? Non si capiva niente. Si alzava alle 2. Di notte? Alle 2. E la sera? Caricava le sementi sui muli e la portava alla partita. Poi con lo seminatore c'erano... Lo seminatore. Si seminava. E vabbè, l'anghianetto è nascesa per andare alla sementa buona. Poi a quei tempi, secondo i terreni, nasceva tanto di quell'erba e si mettevano nelle donne a giornata. Avevano 2 lire, 3 lire al giorno, quella era la giornata. Dalla mattina presto appena alla sera si tirava l'erba. Dal sole levante al sole ponente? Faceva la scuria proprio. Allora, un'altra cosa che mi interessa sapere, i letti, il materazzo, di cosa era fatto il materazzo? Il materazzo nelle fogge, le grandi legne. Dunque, il Gran Turco si sfogliava e le foglie del Gran Turco servivano per riempire il materasso. L'usacone. Dunque si chiamava l'usacone, che vuol dire il materasso. Il materasso è un altro. È un'altra cosa. Dimmi allora. Il materasso si metteva la lana. Ah, ma non era per tutti la lana. Chi la teneva si poggiavano sopra le fogge. Sopra le fogge. E che comportava questo materasso di fogge? Che? Aveva dei problemi? Sì, stavano le cimici. Le cimici, le cimici non ti facevano l'orma. Poi mettevano le frasche ricerze. Le frasche ricerze, mancavano sopra le tavole. E chi si dicevano a mettere già? Sopra le frasche ricerze si dicevano a mettere le cimici. A così vuoi evitare... Che noi lo rimuovevano un poco buono. E se uno si scordava di mettere frasca ricerce sotto era completamente, non poteva dormire. Non si dormiva, rimaneva una muccia. Ma guarda un po'. E poi, come studiava la luce?
come studiava la luce. Così assevano le cimici. Ma che fatica? Con la luce appiccata no. Ah, con la luce appiccata non venivano le cimici? No. Appena studiava la luce. Ma prima non c'era la luce, c'era la luce rogela. No. Steve la luce a olio, la luce a olio. Decreta. Ah, era decreta, con le lucigne. Le lucigne? E si metteva l'olio da sopra, con la manica, e quella si usava prima. E un'altra cosa che mi interessa sapere pure, perché prima i fazzoletti, non tutti tenevano i fazzoletti. No. E come si facevano i fazzoletti? Come facevano per tenere i fazzoletti? La camicia vecchia, dove era buona, la tagliavano e facevano l'umaccatura. L'umaccatura, che era il fazzoletto derivato dalla camicia vecchia. Dalla, che si puliva il naso. Ah. Dunque, questo era l'umaccatura. L'umaccatura. Che volete sapere più? Dopo sei adulto, sei andato al servizio militare dopo. Hai fatto il servizio militare tu? Sì. In che corpo hai fatto il servizio militare? Io sono partito nel 1937 e stavo in aeronautica, in aviazione. Il 1937, sono stato congedato il 1938. D'accordo. Poi sono stato richiamato il 1939. 1939 perché la guerra dell'Africa. Sì. Poi dal 1939 ci hanno congedato un altro, per un mese e ci hanno richiamato e abbiamo fatto 40-43, però io fino al 45 sono stato in elenco. E nel 43 cosa è successo? L'8 settembre del 43 che è successo? Che è venuto la rimestizia e ognuno di noi che stavano là ci hanno provveduto a qualche cosa per andarcene via, perché siamo rimasti smarriti, gli ufficiali sono spariti, i tedeschi ci prendevano, ci mettevano sui campi e andavano in Germania. No. Poi li mettevano in una camera con un gas, dicevano che dovevano fare i bagni e accendevano il gas. E morivano tante di quella gente. E tu come te la sei cavata? Come hai fatto tu per tirarti fuori? Io mi sono provveduto un pantalone e una camicetta, mi sono vestito in borghese e avevo una tessera fascista. Quella tessera fascista, quando io mi sono avviato e ho trovato il posto di blocco, c'erano i tedeschi, allora mi hanno fermato. Camerato, io mi sono fermato. Dico, io borghese lavoravo, non mi ha fatto capire che era militare. Sì. Bombardamento e sono scappato via. E loro disse, armi hai. Gli ha la valigia, no, perito, questo non c'è niente. E mi hanno lasciato. Dunque, dove ti trovavi in quel momento? Dove ti trovavi? In che città? Stava a Trani. A Trani? A Trani, sai che fecero i tedeschi? Presero uno con la motocicletta. Con la motocicletta? Lo mettevano dietro e doveva bandire chi c'ha delle armi, fucili, coltelli. Tutti i tipi di armi. Li consegnassero in piazza Bicelli, là, piazza Bicelli.
c'era un ingegnere dell'acquadotto di qua, che fece l'acquadotto qua, aveva due fucili, li piangeva quello là, e l'andai a consegnare. E i tedeschi che fece? Prendevano la benzina e l'incendiavano, che non ci dovevano adoperare, se no quelli erano contro di loro. Certo. Dunque da quel momento tu ti sei vestito in borghese e sei partito. Dunque sei partito per andare dove? A casa. Sarebbe a Sant'Agata. Dunque sei, con che mezzi di trasporto sei arrivato a Sant'Agata? Quale mezzo? A piedi. Quale mezzo? Come devo andare? A piedi ho fatto. Quanto tempo hai messo per arrivare da Trani a Sant'Agata? Io poi mi sono fermato alla masseria perché aveva mia moglie, aveva la masseria, un tenimento di Ascoli, e mi sono fermato là, sapeva la strada. Poi c'era un capone che con l'utraina, che diceva lo stile, e c'era vacanza. E mi chiamava e disse, vieni qua, ti accompagno io un po'. Io prendevo 50 centesimi, e non lo voleva dire, no. Faccio, vieni così, tanto io devo andare per questa strada. Poi ho passato l'opanto, portava l'acqua, mi sono corciato le... Mi sono tolto le scarpe, sono corciato le calze, le scarpe me le sono messe addosso e ho attraversato l'opanto. Poi sono uscito e mi sono messo un'altra volta le scarpe. No. Niente da mangiare aveva. Si avvicinavano nelle masserie, andavano trovando vestiti militari, camicie, perché non c'era niente. Andavano trovando il pane. Io dove stavo in un vigneto, ci ha fatto i moscarù, perché il mese di settembre lui era, si poteva mangiare. E quello mi mangiava, facevano poco su e me la mangiava. Dunque piano piano si è arrivato tutto questi avvenimenti, si è arrivato a Sant'Agata. No, ho detto che è arrivata alla masseria di Ascoli, sì. E sei rimasto nella masseria? Sì, e poi sono stato accompagnato a Sant'Agata. Prima ho fatto a piedi Cerignola, Canosa, ho dormito in una mangiatoia perché c'erano ancora i tedeschi. E perché hai dormito in una mangiatoia? Perché dove devo andare? Era fatta notte. All'alba poi mi sono avviato un'altra volta. Perché tu avevi paura dei tedeschi? No, perché stavo in borghese, non avevo paura più. Dove dovevo andare? All'albergo, non c'era un albergo. Senza soldi? Non aveva niente addosso. E dopo tutti questi avvenimenti, cosa hai tirato da questa esperienza? Cosa hai tirato? Cosa ne pensi tu di tutta questa esperienza? È stata una bella esperienza o una cattiva esperienza? Una cattiva esperienza, perché ho sofferto. Una cattiva esperienza. E dopo, tu eri già sposato quando sei stato richiamato, no? Ah, dunque tu sei sposato un po' piuttosto tardi, tu? Dopo, a 28 anni. Prima si sposavano tutti a 20 anni, tu a 28 anni. Noi pagavamo la tassa. Con che tassa? A quei tempi. Che tassa? La tassa celebre. Uno che non era sposato. Pagava una tassa, tutti gli anni. La tassa, sì. Quando pagavi? Quando pagavi qua? Mi ricordo, c'erano 25 lire. 25 lire all'anno. Cosa rappresentava 25 lire a quell'epoca, a quel momento, a quell'epoca? Erano 25 lire. Un operaio che lavorava, quanto guadagnava al giorno?
L'operaio, secondo, la donna aveva 5 lire, 5 lire, 3 lire, e l'uomo aveva di Dunque più. 25 lire che rappresentava 5 giorni di lavoro più o meno, 5 giorni di lavoro all'anno. Eh beh, io non sapevo che pagavano una tassa, guarda un po'. Ah, pagavano la tassa. Adesso ci sono tanti giovani che non sono sposati se facevano pagare le Invece pagavano la tasse. tassa, Pagavano una no? tassa, dunque tu Che sei. si dovevano sposare. Ah, e sì, e fare figli. Mussolini dava il premio. Ah. Dava il premio. Chi aveva i figli. Eh sì. Al primo figlio già dava il premio. Sì, dava il premio. Dunque tu una volta sposata, pure tu hai No, usufruito no, del no, premio. no, dopo era finita. No, no. Era finita la E dove era finito guerra. dopo la. Beh, Dopo ci siamo pensati a sposarci. sì. E dunque è andata. E quanti figli hai avuto tu, Antonio? Quattro. 4 figli. Tre femmine e maschio. 3 femmine, il maschio che è qui presente, là. Presente. È qui presente il maschio. E dopo tutta questa esperienza, cosa pensi di tutta questa esperienza che hai fatto nella vita tu? Che cosa devo pensare? Ho pensato che mi sono ritirato dalle armi, Da quel brutto passo, vedi? sono rimasto tranquillo, ci siamo sposati tutto. E hai sempre lavorato in campagna. Sì. Sempre lavorato in campagna. E la più bella canzone che ti ricordi della tua infanzia, qual è la più bella canzone? Dimmi. Giovinezza. Giovinezza. La canzone che ti è rimasta impressa è Giovinezza. E Giovinezza. nient'altro. Il piava mormorava, non passano straniere. Questa È una dice. canzone d'amore, una canzone. Canzone Parlami d'amore. d'amore, Marion, Marion, tutta la la mia vita vita sei sei tu. tu. Sì, questa. D'occhi tuoi belli Marion. brillano. Sì, questa qua la Questa te la cantavano. ricordi questa? Sì, Questa sì. era una bella canzone. Sì. Bene, Antonio, ti ringrazio infinitamente della tua partecipazione a questo filo della storia che stiamo facendo a Sant'Agata e spero e ti auguro che fra 4 anni ci incontriamo qui nello stesso posto per parlare di altre Ma cose. D'accordo? speriamo, Grazie, speriamo. grazie Antonio, grazie.